L'anno scorso ho partecipato come spettatore, l'evento mi è piaciuto tanto, ho detto quest'anno è troppo bello, lo devo rovinare, facciamo un talk. E quindi, eccomi qua. Allora, l'argomento di oggi, competitive programming, non ha niente a che vedere con competitive, con la parola competizione. Solo che in giro gli esercizi che si trovano sono tutti nei siti di competitive programming, generalmente questo tema è chiamato competitive programming e quindi bisognava metterci la parola competitive, però in quello che concepisco io la competizione non serve. Ok? Allora, il mio è più che altro un invito a tutti voi. Io non so quanti di voi passano del tempo libero a studiare, a fare dei kata, a fare dei sperimentare, praticamente tutti, no? Anche perché se passate il sabato qua dentro, insomma, vuol dire va bene. E, no, il mio è un altro invito, diciamo, tutto quello che fate è perfetto, bisogna secondo me aggiungere un altro attrezzo nella vostra palestra di programmatori, se non lo fate già, che è quello di scrivere anche un po' di algoritmi, ok? Dare importanza anche alla parte di scrittura di algoritmi, risolvere problemini autocontenuti. Molto spesso il tempo per allenarsi è poco e quindi magari abbiamo una mezz'oretta e se non sappiamo come spenderla, allora l'utilizzo di esercizi di programmazione per la crescita professionale è uno spunto che cercherò di darvi oggi, cercherò di trasmettervi un po' queste idee. La colpa in realtà di tutto questo è di un mio carissimo amico che un po' di anni fa stava cambiando lavoro e quindi si è trovato un po' nella situazione di doversi riempire di tutti questi esercizi, perché lavorando all'estero, voi sapete che soprattutto all'estero le interview sono composte da esercizi di programmazione, ok? Allora lui fondamentalmente ogni giorno faceva un sacco di questi esercizi, usando in particolare questo sito qui. Non so, chi di voi conosce HackerRank? Ok, ce ne sono tantissimi altri, no? Questo qui è quello che lui usava maggiormente. E quindi quello che fa, e mi coinvolge perché voleva un po' un confronto, voleva confrontarsi per le soluzioni. A volte gli esercizi erano talmente complicati che dovevamo farli in due, dovevamo farli in pair. Allora inizio un po' anch'io ad appassionarmi a questi temi, perché ci vedo diverse opportunità perché dal punto di vista della pura competitive programming, ed è per questo che non mi interessa la competitive programming, un esercizio lo fai ed è finito, perché devi andare più veloce che puoi, devi essere il primo a finirlo. A me questa cosa in realtà non è che piaceva moltissimo, anche perché con lui cercavamo di tirar fuori dal problema risolto diverse sfaccettature in più. Cercavamo di tirarci fuori quali erano i compromessi che avevamo scelto, cercavamo di cambiare gli input, cercavamo di capire che cosa succedeva nel caso in cui una costante del problema diventava una variabile e quant'altro. Allora, io tutto quello che vi farò vedere starà più o meno qua dentro, questo link. Poi penso che lo linkerete, no? E vi si aprirà un repository Git con un link al contest, che è questo che vedete qua. Il motivo per cui è un contest è perché HackerRank ti permette di creare dei contest, cioè delle competizioni. Però ripeto, per me è soltanto un modo semplice per raccogliere degli esercizi, la parte di competizione non mi interessa. Questa cosa, quindi, dopo che il mio amico poi ha trovato lavoro, eccetera, lui giustamente è tornato alla sua vita, a me mi ha infettato con questa cosa e quindi mi è rimasta un po' l'interesse e la passione di continuare a sperimentare con questi esercizi. Quindi mi sono dato degli obiettivi, ho detto voglio fare un paio di esercizi al giorno, voglio vedere un po' che cosa succede. E devo dire che ho notato diverse cose interessanti, perché iniziavo prima di tutto a trovare delle analogie tra molti esercizi che risolvevo. Quindi ho iniziato a scoprire che c'erano dei pattern che legavano certi esercizi, no? Quindi ho cominciato a capire cose che potevano essere riutilizzate. E questo secondo me era molto interessante. Poi c'è un'altra cosa che ho anche un pochino approfondito in seguito. Quando tu risolvi un esercizio particolarmente sfidante e ci riesci, il cervello lo associa ad una vittoria, ok? Quindi si liberano delle endorfine, quindi magari la giornata ti va storta, risolvi l'esercizio, diciamo che ti si bilancia, e la cosa è molto carina. E tutto questo, dopo circa un anno e mezzo, l'ho condiviso con la comunità, creando un formato di serate che abbiamo poi ospitato a Bologna per la prima volta, all'inizio del 2016,
che si chiama Coding Gym, che vedete lì in alto, se volete ci sono un paio di sticker qui, se volete prenderli, e che organizzo poi a Modena mensilmente il quarto mercoledì di ogni mese. Queste Coding Gym sono delle serate dove più o meno si vanno ad esemplificare questi concetti che cercherò di trasmettervi oggi. Quindi le persone arrivano, lavorano in pair, come facevo io con questo mio amico, risolvono un esercizio e poi c'è una fase di retrospettiva, che è la cosa importante che secondo me deve essere associata a questi esercizi. Un po' il formato è simile a quello del Code Retreat alla fine, quindi soltanto che invece di avere magari un esercizio di design, abbiamo un esercizio di programmazione, abbiamo da scrivere un algoritmo, da risolvere un problemino. Quindi quello che vorrei fare oggi è cercare di farvi vedere un po' di questi concetti, facendovi due o tre esercizi, perché purtroppo il tempo è poco. Allora. Mi sentite? Sì. Ok. Allora, quindi come funziona la Coding Gym? Solitamente le persone arrivano, c'è un contest che appunto io uso solo come raccolta di esercizi, si entra nel contest e ci sono, solitamente sono tre gli esercizi, ci sono circa 2 ore a disposizione, se ne fa uno alla volta, si lavora in coppia, si sceglie il linguaggio, ci si mette d'accordo sul linguaggio, quindi non, io adesso farò gli esempi in C++, mi piacerebbe che voi postaste le vostre soluzioni col vostro linguaggio preferito, con i vostri linguaggi preferiti, ok? Allora, iniziamo da questo qui è un esercizio molto semplice, no? Voi dite, cavolo, mi sono svegliato alle 7 del mattino per fare la somma dei numeri. Non siete? Sì? Ok. Giustamente mi potete dire, cacchio, mi sono svegliato alle 7, ma mi fai vedere la somma dei numeri di un array? Vi faccio vedere la somma dei numeri array. No, vi farò vedere che, almeno per come facciamo noi gli esercizi alle Coding Gym, anche la somma degli elementi di un array può farci imparare qualcosa. Ok, allora, per chi non lo conosce, ma avete più o meno lo conoscete in molti, abbiamo un problema che ha una descrizione, abbiamo un formato di input e un formato di output, quindi voi dovete leggere l'input da standard input e dovete riportare in output la risposta corretta. Allora, in alcuni esercizi, come vedete qui c'è un editor, voi potete scegliere il linguaggio che volete, ok, ce ne sono un bel po', c'è anche white space, allegrissimo, e quindi potremmo farlo in white space, no, vabbè. A volte c'è già del codice già pronto, ok? Sta a noi utilizzarlo o meno, se vogliamo utilizzarlo. Supponiamo di voler iniziare ad utilizzarlo. Quindi il problema è chiaro, no? Dobbiamo fare la somma di questo array di numeri che ci arriva in input, che in C++ in questo caso loro l'hanno letto come un vettore. Sapete più o meno tutti cos'è un vettore, lo immaginate comunque, no? Chi è che scrive in C++ qua? Chi è che programma in C++? È proprio la sessione adatta. Va bene, ci sta. Sarà interessante. Ok, vabbè, diciamo che io adesso che cosa faccio? Allora, questo qua è... Immaginate che questo qua è l'approccio che dovrebbe avere un competitive programmer. Cioè, loro che fanno? Fanno una cosa del genere, no? Quindi scrivono questo for, lo lanciano, questo qui arranca dei test dietro. Quindi, ok, a dei test per verificare la vostra soluzione corretta. Ok, lo lancia, finito. La competitive programming ha finito qua, dobbiamo passare all'esercizio successivo, ok? Però, insomma, io quando vedo questi codici qua mi ci soffermo un po', dico, che cos'è che potrei cambiare? Cos'è che potrei ragionare un po' con quelli che sono i pattern di questo problema? Io, per esempio, qui ho lasciato degli spunti sul repository, si vede? Sì. I punti che io di solito tengo in considerazione durante quella che chiamo la retrospettiva, okay, non è che la chiamo io, diciamo quello che è la retrospettiva. Quindi solitamente la retrospettiva è molto buona perché insegna a farsi delle domande sul problema, okay? È un approccio un po' marzulliano, bisogna farsi delle domande e darsi delle risposte, okay? Quindi tu puoi farsi tanti tipi di domande, qui ne ho messe alcune che mi sono venute in mente, no? Quindi, che ne so, quali sono i constraint, come li possiamo cambiare, se ci sono delle proprietà particolari dell'input, se cambiano queste proprietà e quant'altro, e poi possiamo giocare con tutti quelli che sono i vincoli del problema. Allora, una delle domande che bisogna farsi solitamente è se ci sono dei pattern che immaginiamo esserci in questo esercizio. Questo lo chiudo. E poi ci sono dei constraint, ad esempio, togliamo tutti i for,
ok? Che ne so, remove all for loops. Questo è completamente a vostra scelta, potete divertirvi a piacimento. Ok, mentre nella competitive programming pura voi dovete correre contro il tempo, perché il contest si vince soltanto se voi risolvete l'esercizio nel più breve tempo possibile. Ok, qui invece noi possiamo divertirci. Allora, una delle cose che potremmo dire è togliamo tutti i for. Questa è una cosa che vogliamo ottenere. Nel far questo dobbiamo cercare i pattern che ci sono su questo problema. Allora, domanda, vi viene in mente qualche pattern che c'è qui? Qualche tipo di, che so, per esempio un pattern funzionale, vi viene in mente? Una fold, ok. La fold è fondamentalmente una riduzione, cioè dobbiamo ridurre, stiamo riducendo il vettore ad un elemento soltanto, ok? Quindi che cosa facciamo? Impariamo, per esempio, se non lo sappiamo, quindi primo step di crescita, impariamo come si fa una fold in C++ o nel vostro linguaggio preferito, ok? Allora, visto che io comunque l'ho dovuto preparare il talk, vabbè, ovviamente so come si fa una fold in C++ e la fold in C++ la facciamo con un accumulate, ok? Qualcuno conosceva accumulate? No, perché giustamente nessuno programma in C++, soltanto Yuri, però tu vieni da Coding Gym, quindi accumulate ormai è... Okay. Ok, abbiamo tolto un primissimo for, ok? Diciamo che abbiamo trovato un pattern. Vabbè, tutto verde, ci fidiamo che sia tutto verde. Quindi, accumulate prende un range e accumula a partire da 0. Ok? Curiosità, perché c'è 0? Perché ce lo dobbiamo scrivere? Perché se il range è vuoto non saprebbe che fare, ma la dobbiamo scriverci. Ok? Vogliamo togliere pure quest'altro for? Questo qui ce l'ha fatto lui, questo codice, ce l'ha già dato lui preimpostato, no? Come lo togliamo questo for? Che stiamo facendo qui? Stiamo leggendo l'input, lo stiamo copiando in un vettore. Ok? Stiamo copiando un input, prendendolo come interi separati da spazio, e li stiamo buttando dentro un vettore. Allora, ci andiamo a cercare un po' come si può fare questa cosa in una maniera un pochino più idiomatica in C++, e troviamo diversi modi. Un modo è quello di usare un algoritmo che si chiama copyN. Ops. Ok, qui perdonatemi, tappatevi il naso, insomma, fate quello che volete. E c'è un iteratore. Ok, gli algoritmi in C++ lavorano in termini di iteratori. Ok, molto semplice. Per leggere l'input dobbiamo avere un iteratore che è capace di iterare sullo standard input, okay, su uno stream, e quindi è l'iStream iterator. Ok, però questo qui insomma è un dettaglio che probabilmente non ci interessa adesso, però ok. Bene, adesso ulteriore step che noi possiamo fare nella nostra retrospettiva. Abbiamo tolto i for e va bene, poteva essere un constraint che ci siamo posti. Abbiamo trovato dei pattern, abbiamo trovato due. Una è la fold e l'altra è la copia. Ok? I pattern non sono soltanto generici, sono anche specifici del linguaggio. Magari in questo caso abbiamo usato copy, n. Ok? Allora qua c'è un'altra cosa che possiamo chiederci, ed è questo, un altro compromesso su cui possiamo giocare. Questo vettore, ai fini dell'esercizio, ci serve? Ci serve tenercelo il vettore? Probabilmente non ci serve. Possiamo sommare direttamente lo standard input. Ok? Qui ovviamente c'è un branch, no? Cioè ci serve o non ci serve. Per l'esercizio non ci serve. In un contesto diverso magari sì, però. Allora che cosa è che possiamo fare? Sfruttando il fatto che gli algoritmi operano in termini degli iteratori, possiamo andare a prendere questo accumulate, lo possiamo portare qua sotto. Ok? Non esiste un accumulate n, quindi io gli devo dare un end iterator. Quindi invece di n gli devo dare una fine, che in questo caso è un iteratore invalido, chiamiamolo così, non è invalido, ma vi dovrebbe far capire che questo qui è un iteratore costruito vuoto, che nel C++ significa quando arrivi alla fine dello stream ti fermi. Okay? Quindi significa che possiamo fare l'accumulate direttamente qui. Ok? Quindi possiamo fare questo. Il return 0 non serve perché tanto in C++ è implicito, quindi fai così e abbiamo fatto la nostra somma degli elementi dell'input. Adesso se proprio vogliamo fare una finezza, potremmo anche togliere questa parte qui di lettura di questo n, perché in effetti noi stiamo prendendo questo n, lo leggiamo, ma poi non ci facciamo più niente. Per farlo possiamo far finta di voler ignorare il primo elemento. Okay? Quindi possiamo far andare avanti questo iteratore. Ok? Quindi possiamo fare una cosa di questo tipo. Facciamo un next sul primo iteratore,
sul begin e abbiamo fatto il nostro esercizio. Adesso non è perché l'ho fatto one line, a me del one line non me ne frega niente, mi interessa lo step, gli step che abbiamo fatto per arrivarci. Okay, abbiamo imparato magari accumulate, abbiamo imparato copy, abbiamo imparato next, abbiamo imparato che c'è una fold, abbiamo detto che il vettore non ci serviva, magari in un contesto reale ci serve. Okay, tutte queste cose ci fanno imparare qualcosa. Quindi vedete, pure da un esercizio molto semplice come questo, chi è che si sente che ha imparato qualcosina? Magari non lo userà mai, però datemi un po' di soddisfazione, vi regalo l'adesivo. Dai, ok. Quindi questo tipo di cose sono quelle che noi proviamo a fare anche alle coding gym. Alle coding gym le persone lavorano in coppie, magari c'è il ragazzetto delle superiori che in 10 minuti, un quarto d'ora l'esercizio un po' a spintoni lo finisce, allora cerchiamo di dirgli ok, cerca di studiare, di vedere la documentazione lì per lì e di applicare magari qualche costrutto del linguaggio, di solito lavorano con C++, lavorano con Java e quindi si cerca di spingerli anche a studiare o a migliorarsi. Questo qua è un esercizio molto semplice. Adesso vediamo un altro esercizio. Occhio alla penna, questo qua è un esercizio tipico dell'interview. Non posso forse dire in video quali aziende lo chiedono, però non è difficile trovarlo su internet, quali aziende chiedono questo esercizio. Okay, ce ne sono diverse. Gli esercizi che vi faccio vedere oggi sono molto compatti, perché secondo me è inutile far vedere delle cose lunghe, che sono lunghe da leggere. Questa qua, la descrizione è molto, molto corta. Abbiamo il nostro classico array di numeri e dobbiamo trovare il numero di coppie la cui differenza è k. Qualcuno ha già visto questo esercizio, lo conoscete? Qualcuno lo conosce? Tu lo conosci? Ok. Allora, qui abbiamo una nuova sezione che prima non c'era, che è la sezione dei constraint, dei vincoli. Questa è la sezione che rende il problema autocontenuto, perché magari il problema è tipo un problema impossibile, però con i constraint diventa possibile, ok? O viceversa, magari tipo c'ha dei constraint talmente grossi che la soluzione più semplice non funziona, ok? Io dico che dietro ogni vincolo c'è un'opportunità, perché c'è un'opportunità o per semplificarci la vita o per complicarcela, ok? Poi occhio, perché c'è un'altra cosa che qui viene scritta: tutti i numeri sono unici, magari ci può servire, magari no, non lo sappiamo. E ok, c'è anche scritto che i numeri sono tutti interi, fondamentalmente sono tutti a 32 bit. Allora, io qui ho già scritto questa parte perché l'abbiamo imparata prima, sappiamo come si legge un vettore adesso in un modo veloce, che è questo qua. Il competitive programmer questa roba se la mette in uno snippet e fa copia e incolla ogni volta, ok? Magari in un contesto reale di lavoro voi sta roba ce l'avete in una libreria, ad esempio una libreria interna, in un file utilities o qualcosa del genere. Quindi ovviamente ogni problema è a sé, non abbiamo librerie, abbiamo solo il nostro linguaggio, non abbiamo neanche il nostro IDE, abbiamo un editor qua dentro, e quindi anche questa cosa qua è interessante per essere anche meno dipendenti da uno strumento che ci dà tutto già fatto. Qui mi sono già copiato il vettore. Ok, allora facciamo così, lui ci chiede di trovare le coppie la cui differenza è k, proviamo a scriverlo. Ok. 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 Proviamo. Vediamo. Abbiamo fatto l'enumerazione di tutte le coppie, no? Cominciano a succedere le cose un po' strane. Adesso vediamo. Ah, ci sono dei simbolini con gli orologi su 5 test. Significa che in questi casi la nostra soluzione ha fatto più di 2 secondi per girare, ci ha messo più di 2 secondi, siamo stati lenti. Negli altri no, negli altri abbiamo passato la... Allora, se tutto fosse stato verde, per la competitive programming, ripeto, avremmo finito. Sarebbe stato nostro compito capire che la soluzione non scalava, se ci interessava magari. Qui addirittura il problema che ci impone di risolverla in un altro modo, perché siamo andati lenti. Qui il problema fondamentale è che, come vedete, l'input è grosso, ok? Parliamo di 100.000 elementi, grosso, insomma, 100.000 elementi per quello che abbiamo scritto qui non è poco, ok?
Quindi stiamo facendo una ricerca quadratica, un pochino lentina. Okay. Allora, domanda, viene in mente un modo per migliorare questo esercizio? Senza che tu lo dici che già lo sai. Idee? Vabbè, lì per, giustamente in poco tempo è difficile. Ecco, questa è una buona idea. Perché vuoi fare un sort? Dimmi. Ok, lui dice, facciamo un sort e le coppie sono vicine. Sì. Ok. Però poi dal sort che cosa è che vorresti fare? Sì? Sì? Allora, il sort... Il sort era una buona idea. Possiamo provare a fare un sort. Adesso... Sì. Sì. Non che io sappia, però volendolo puoi fare. Puoi fare del parallelismo, forse ci ha scolpito due thread al massimo. Ti dico, onestamente non l'ho mai fatto. Ci sono esercizi sul threading e sui sistemi distribuiti, volendo. Solitamente questi esercizi non si risolvono mai, cioè non c'è mai bisogno di ricorrere al multithreading. Sono sempre... No, no, esatto. No, 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 non devi... In questi esercizi qua non è mai richiesto di farlo e... Effettivamente si potrebbe provare, però comunque non è mai richiesto di farli in quel modo, diciamo così. Allora, l'idea del sort potrebbe aiutarci, ok? È una delle possibili soluzioni, in effetti. Però vi voglio far ragionare su una cosa. Se io ordino il vettore, allora io prima stavo facendo una ricerca su uno spazio di coppie e costava tanto perché le dovevo enumerare tutte. Adesso, avendo ordinato il vettore, che cos'è che vi viene in mente? Che tipo di ricerca possiamo fare adesso sul vettore? Una ricerca binaria, ok? Che è una ricerca un po' più efficiente, no? Della ricerca lineare in alcuni casi. Ovviamente non prendete mai la teoria della complessità come oro colato, perché c'è sempre il vincolo dell'hardware, ok? C'è sempre il vincolo anche della memoria. Ci sono diverse cose in ballo, però a livello di complessità computazionale ci stiamo. Allora, con la ricerca binaria io posso effettivamente abbattere questo for interno. In che modo lo posso abbattere questo for interno? Allora, ragioniamo un attimo. Io adesso sto cercando la differenza in meno j uguale k. Che cos'è che posso fare? Immaginate che questa è un'equazione, che cosa possiamo fargli? Possiamo cercare i meno k, ad esempio. Potete rigirarla anche così. Perché? Immaginate che io tolgo questo for, sto iterando su tutti gli elementi, ho i, k è una costante, devo cercare j. Se esiste j, attenzione, stiamo sfruttando anche questo, perché non ne trovo più di uno, non posso trovarne più di uno, altrimenti potrei sempre fare una ricerca binaria, ma sarebbe una ricerca binaria un pelino più complicata. Però questo qui sarebbe oggetto della retrospettiva, no? Ok? Quindi okay, che cos'è che potrei fare? Potrei applicare un altro algoritmo, binary search, sugli elementi del mio array, e potrei cercare i-k. Se i-k bla bla bla, ok? Se i-k esiste, vuol dire che ho trovato un j che, se io tolgo i, trovo k. Vediamo. Ok, guardate la differenza dei tempi, da 2 secondi a 0.05. Ovviamente perché c'è più, no, non è vero. Allora, abbiamo abbattuto il tempo. Attenzione, possiamo fare un'altra cosa interessante, retrospettiva. Allora, retrospettiva, se i numeri non sono unici dovrò fare una ricerca binaria un po' più complicata. Devo prendere tutti i duplicati che trovo. Successivamente, io trovo il primo e tutti i duplicati. Ci sono algoritmi anche per far questo in C++ o nei vostri linguaggi. Uno di questi è equal range, per esempio, però non ci interessa. Altri spunti per una retrospettiva: possiamo usare un'altra struttura dati invece di un vettore, possiamo mettere in un set, che è una struttura ordinata, già ce li ordina lui quando li inserisco. Attenzione, nel caso dei duplicati ovviamente dovrei usare un multiset, che è una struttura che ha
anche duplicati, ok? Una struttura ordinata con anche duplicati, oppure una hash table o tanta altra roba. Qui c'è un altro pattern però che dobbiamo vedere, se vogliamo. Possiamo entrare nel merito di vedere un altro pattern. C'è un pattern che vedete? La filter, ok, la filter... Però la filter torna un altro vettore, cioè tornerebbe un altro range, diciamo così. Noi stiamo... Esatto, esatto. Dovresti però... Ok, supponi di fare anche la filter. Dopo la filter che dovresti fare? Perché noi dobbiamo ritornare il numero di coppie, eh? Che stiamo facendo? Siamo... È simile ancora ad una fold. È un'altra fold, però è una fold un po' particolare. Perché possiamo aggiungere massimo 1 ad ogni step se è vero o falso un predicato. Se è vero aggiungiamo 1, se non facciamo niente. Questa operazione comunemente come si chiama? È un conto, è un count. Però la filter è una buona idea perché tu filtri, c'hai un filtraggio di range e conti quanti sono quelli, cioè c'hai, fai una sorta di size su quello. Qui possiamo applicare direttamente l'algoritmo, il pattern del conteggio, del count, countif ad esempio. Quindi ci andiamo a vedere come si può fare una cosa del genere in C++ e troviamo un algoritmo che si chiama, immaginate di metterlo qua, si chiama countif. Okay, però effettivamente potevamo usare anche un altro approccio. Ovviamente io qui, sapete, non ho tanti strumenti, no, con il C++. Non è, i range ci saranno dal C++ 20, quindi non posso per esempio in linea fare una filter. Però lo potremmo fare, sarà interessante ritornare su questi esercizi e riscriverli in termini magari di quegli strumenti là. Allora, qui che cosa succede? Succede che abbiamo, e qui in questo caso qua sto usando la sintassi, sto usando una lambda, gli metto dentro il nostro criterio che è quello di prima, questo lo butto e faccio così, ok? Allora, return 0 è implicito in C++, quindi possiamo skipparlo. Ok, funziona. Ok. Abbiamo magari scoperto anche un altro pattern. Oggetto della retrospettiva, come vi dicevo, duplicati, cambiare struttura dati, eccetera, eccetera. Quindi questo qua è un altro esercizietto che può essere interessante. Ok. È chiaro che in un contesto tipo di intervista di colloquio di lavoro è interessante anche far uscire tutte queste domande che possono sorgere. Quindi la retrospettiva ci può anche un po' preparare alle domande che possiamo noi fare all'intervistatore. All'intervistatore. Ok? Quindi, ma i numeri sono unici? Perché solitamente non è che ti danno una specifica così grande. Devi dire, ma sono tanti i numeri? Sono unici? Non sono unici? Eccetera, eccetera. Ho dei vincoli di spazio? Perché qui magari io stavo usando un vettore, ma... potrei usare un'altra struttura che è più grande, quindi potrei chiedere un vincolo di spazio, eccetera. Ok. Quindi qui abbiamo imparato che ci sono delle volte in cui la soluzione più semplice non funziona. Dobbiamo ingegnarci e trovare una soluzione più complicata. Ok, quanto tempo ho? 20 minuti, vero? 20 minuti facciamo, proviamo a buttare dentro. Allora, facciamo così. Questo è un altro esercizietto. Il nostro amico Red Interi che ci aiuta in tutta la mattinata. Questa volta dobbiamo selezionare il massimo numero di elementi da questo array, tale per cui la differenza tra tutti loro, a coppie, è al massimo 1. Vediamo un esempio per chiarirvi. Si vede? Ok. Allora, questo è il nostro array. Dobbiamo selezionare la fetta di elementi più grande e non contigua, quindi possiamo scegliere nell'ordine che vogliamo. Tutti gli elementi all'interno di questa fetta che io scelgo devono avere una differenza tra loro che è minore o uguale a 1. Quindi ad esempio se io scelgo 4, 3, 3, la differenza tra 4 e 3 è 1. La differenza tra 3 e 3 è 0, quindi ci sto dentro. Se invece prendo ad esempio questi, 6 meno 5 fa 1, ma 4 meno 6 fa 2, quindi non ci sto, 6 meno 4 fa 2, non ci sto dentro, quindi non la potrei scegliere. Quindi facendo tutte le combinazioni esce fuori che posso scegliere al più 4, 3, 3. Questo è l'esercizio. Questo qua è un altro. In questo caso qua io posso scegliere 1, 2, 2 e 2, tutti questi qua. E ne posso, quindi sono 5 in tutto.
Se io aggiungessi 3 alla partita, avrei che sforiamo il 3 e l'1 sforano, perché fanno 2. È chiaro l'esercizio? Ok, è semplice, no? È un esercizio semplice. Facciamo degli esercizi semplici, perché comunque sono anche le 9 del mattino, dopo 5 giorni di lavoro. Immaginate le 9 di sera, comunque, che noi facciamo le gym alle 9 di sera, gli esercizi più o meno sono di questa complessità, un pelino più complicati, però diventa un impegno grosso farli più difficili. Ok, allora, per fare questo esercizio, io vi propongo una cosa. Qui c'è, vi faccio vedere una soluzione. Allora, intanto, aspetta, avete delle idee per farlo questo? Al volo, avete qualche idea al volo, così, una folgorazione, così? Si ordina. Io vedo la tua visione, la vedo qua, in questo codice che ti faccio vedere, che non è bellissimo, si può migliorare, ma intanto te lo faccio vedere. Faccio l'ordinamento, ho 2 iteratori e cerco di allungare la mia finestra di numeri che scelgo il più possibile, fin tanto che gli estremi hanno un minore uguale a 1, sono minore, la loro differenza è minore uguale a 1. Più o meno era questa l'idea. Ok, questo è un modo che funziona benissimo. Si può migliorare, perché tra l'altro qui io la mia finestra la sto aumentando in modo lineare, iterativo, un elemento alla volta. Potrei anche qui usare una ricerca binaria, volendo, però non l'ho fatto per semplicità, ma perché voglio farvi vedere anche un altro modo di fare questo esercizio, perché il bello di questi esercizi è che spesso hanno più di un modo per essere risolti, quindi nella nostra retrospettiva possiamo andarli ad analizzare tutti. Allora, vi faccio riflettere anche su una cosa. I vincoli del problema sono molto piccoli, abbiamo massimo 100 numeri e il dominio è molto limitato. Okay? Uno dei nostri vincoli potrebbe variare, per esempio potremmo variare n, lo potremmo far aumentare moltissimo. Allora, che cosa succede se io per esempio ho 100.000 elementi ma il dominio rimane comunque piccolo? Che cosa vi viene in mente? Che cosa è che succede all'interno del nostro array? Ci sono un sacco di duplicati. Ci sono un sacco di duplicati e in qualche modo il sort... In qualche modo il sort, come stiamo utilizzando la libreria standard, questo sort qui, che non è un derivato di un quicksort, in realtà si chiama introsort, che è una via di mezzo tra un quicksort e un ipsort, per darvi soltanto il contesto, però non è importante. Questo qui che cosa fa? Se ci sono tanti duplicati, non è che prende vantaggio di questo fatto. Ok? Mi piacerebbe avere un modo per comprimere questa informazione sui duplicati. Che vi viene in mente? Che cos'è che possiamo fare per comprimere questa informazione sui duplicati? Una map, oppure dicevi metterla in un set? Ok. Si vede che fai del C# con group, link you. No, è giusto, è tutto giusto. Possiamo usare una struttura dati. Allora, visto che io sono un cattivo programmatore di basso livello, la cosa che mi è venuta in mente è di usare una frequency table. Cioè, di usare una mappa che io scrivo come array. Ma perché la scrivo come array? Perché ho visto che il dominio è piccolo. Quindi mi prudono le mani a usare un array contiguo e a storare i duplicati, a storare le frequenze, a memorizzare le frequenze di ogni elemento dentro un array. Perché il mio è un dominio molto piccolo, è tutto contiguo, se no potrei usare una hash table, no? Però posso usare un array. Allora vi faccio vedere un'immagine. Allora, immaginate che questo è l'esempio, si vede, no? Sì. Questo qua è un esempio, quindi abbiamo questi numeri. Scriviamo la nostra frequency table. Quindi immaginatela come una mappa, soltanto che, essendo io un programmatore cattivo, C++ la metto in un array e memorizzo le occorrenze. La frequency table è un pattern, anche questo è un altro pattern, ok? Quindi può essere riutilizzato in tanti altri contesti. Che cosa succede? Guardate. Oh, io non ho fatto niente. Ok. Che cosa succede? Notiamo una cosa interessante. Gli elementi da selezionare, per avere una differenza minore o uguale a 1, possono essere solo i due elementi contigui. Vi torna? Perché un elemento è l'elemento con tutti i suoi duplicati e il successivo. Esatto. Tu già hai visto la soluzione. No, scherzo. Ok, quindi vedete che cosa che possiamo fare? Possiamo sommarli tutti questi e poi possiamo fare il massimo delle somme. Ok? Questo è un altro tipo di pattern che adesso andiamo un po' a esplorare.
Ok, allora lo scriviamo. Scriviamo così. Quindi immaginiamo di avere il nostro solito n e lo leggiamo. Poi abbiamo stavolta un array di 100 per iniziare. E poi facciamo una cosa del genere e facciamo la lettura. Okay. Qui sto riempiendo la nostra frequency table. Okay? Leggo ogni elemento e incremento la sua occorrenza. In questo modo l'ho messi tutti a zero all'inizio. Okay? Questo è giusto perché magari non siete programmatori C++, quindi la sintassi mi rendo conto che è un po' astrusa. Dovrò farmi sentire in America con i miei amici. E quindi, ok, adesso che cosa che dobbiamo fare? Immaginate che noi dobbiamo trovare una lunghezza e dobbiamo andare a fare un'iterazione su tutti gli elementi della nostra frequency table facendo una cosa tipo ln uguale al massimo tra la lunghezza corrente e, come giustamente diceva lui, la somma buonanotte qui col microfono, ok, tra la frequenza e l'elemento, ok, diciamo che l'abbiamo scritta così. Manca un include che è questo. Come vedete, vi faccio rivedere, si arrabbia particolarmente se manca un include. Bastava, me lo diceva una volta, manca l'include, però C++ si arrabbia, ragazzi, non dobbiamo fare niente, purtroppo è così. Ok, abbiamo risolto in questo modo, adesso andiamo a fare la nostra discussione ulteriore. Ok, ora qui c'è un dato interessante che anche, qui non possiamo accorgercene perché l'input comunque è molto piccolo, sono 100 elementi, no? Però la cosa carina è che questa soluzione ha sicuramente una linearità in questo punto, quindi dobbiamo leggerlo tutto, l'input lo mettiamo lì. Però la cosa carina, che forse potrebbe non essere scontata per tutti, questo è costante come complessità computazionale, perché 100 è una costante. Questa è una cosa che spesso sorprende. Infatti, se io volessi usare un altro algoritmo di ordinamento nella soluzione di prima, visto che il dominio è limitato, potrei usare un algoritmo che si avvantaggia del fatto che il dominio è costante ed è piccolo. Per esempio un counting sort, un radix sort. Il counting sort e il radix sort più o meno si basano su questo concetto qui della frequency table. Okay, quindi mi memorizzo le occorrenze di tutti gli elementi e poi li risbrodolo nella loro posizione finale, per darvi un po' un'idea. Ok, allora vi ho fatto vedere che questo for in realtà è l'uso di questo pattern. Adesso io voglio proprio smuovere l'animo funzionale che è in voi. Vi viene in mente un pattern funzionale che è esattamente questo che vi sto facendo vedere? Non è veramente immediato in effetti da vedere, però pensateci un secondo se vi viene in mente. Sì? Però l'hai buttata. Vai, elaboramelo. Lo zip? Ok, bravo, ok. Allora, ok, lo zip volendo è generico, nel senso fa n range, no? Però sì, in questo caso potrebbe essere su due array. Ok, tu non è che l'avevi già vista questa da qualche parte? Bravo, cacchio, ti dovrebbero dare il premio Turing. No, scherzo, bravo. Allora, l'idea è questa, no? Tu puoi fare una zip, scriviamola un po', la pseudomodifichiamo così. Poi che cos'è che fai con la zip? Tu hai preso gli elementi, la zip li prende solo, poi... Come si chiama il pattern? Scusa? Tail? No, aspetta, supponi che lo zip ha già fatto lo shift, tutto quanto. Dopo di averli presi questi i due elementi, che cosa stai facendo quindi? Cos'è la somma in questo caso? In modo più... Il pattern non è la somma, ma è? Map. Stai facendo una reduce, una mappa in questo caso. E poi manca la reduce. Ok, fold come volete. Ora, ovviamente con un linguaggio un pochino più moderno potremmo dire, lo facciamo, che ne so, con Python, con Haskell, no, questa roba qua più o meno la sintassi sarebbe anche simile. Allora, una cosa è, ci andiamo a vedere per esempio in C++ come si può fare una cosa del genere. Allora, ci dice particolarmente fortuna perché esiste l'algoritmo che fa esattamente questo pattern. Però secondo me ci possiamo anche arrivare. Cioè, se io prendo due vettori, no?
e supponete di fargli, se io vi dico questa cosa qua, si vede, no, quello che sto scrivendo? Questa qua, che cos'è in matematica questo? Esatto, è un prodotto scalare. Se io avessi il modo di personalizzare questa operazione e questa operazione, non avrei fatto quello che, questo pattern qui, non avrei scritto esattamente questo? Mi torna? Allora, in C++, visto che sono veramente infami, questa funzione, questo pattern, l'hanno chiamato inner product. Ok? Perché è un prodotto scalare. Ok? Quindi io potrei andare a dire, prendiamo il nostro frequency table con i soliti iteratori. Qui ne devo mandare uno avanti, perché lo devo shiftare uno. Ok, lo devo shiftare. Parto da zero e poi devo avere due funzioni. La prima è la funzione, l'hanno messa in quest'ordine. La prima è la reduce, che sarà, quindi per noi, questa funzione di il max. Ok? Quindi immaginate di avere left e right del nostro massimo e ritorniamo il max di left e right. Questa qua la devo scrivere esplicita perché non c'è uno function object standard che lo fa. Mentre per il più, che è la map, esiste, che è questo. Ok? Ora, a prescindere dal fatto che questa cosa sia o meno comprensibile, ovviamente non stiamo scrivendo codice in produzione. Ah! Che cosa ho sbagliato? Sì, scusate, ho sbagliato questo. Dovevo far andare avanti... No, è più... Guardate, vi faccio vedere questo. Allora, questo qua avrei potuto mettere meno uno qua, però sarebbe stato leggermente più verboso. Allora basta che metto next di questo, così non devo modificare gli altri due iteratori. Perché il pattern lo potete vedere in tutti e due i modi, o con il for fatto dove accedevo i operazione i meno uno, però ed è questo che ho scritto, altrimenti io potrei fare i e i più 1, che era più o meno l'altro. Ok? Diciamo che così è un pochino meno verboso. Allora, questo qua, io non è che vi sto dicendo dobbiamo scrivere in produzione sta roba, ci stiamo divertendo, stiamo imparando che esistono dei pattern come questo qui e come si scrivono, per esempio in C++, ma nei vostri linguaggi, in C Sharp, in Haskell e quant'altro. E questo qui, applicare questo, di questo qua ce ne sono tanti di utilizzi, è molto interessante. Ok, quindi ci sono molti modi. Adesso la domanda finale, proprio per stroncarvi, 5 minuti per stroncarvi. Se io vi dicessi che voglio generalizzare questa soluzione per un generico K, quindi questo qua non è 1, è K, quindi diventa una variabile del problema. Era una delle cose che io avevo scritto nel mio... questa qua. Se qualche costante diventa una variabile, che succede? È un'altra delle domande che ci si può porre. Ora, in 5 minuti è impossibile, cioè a meno che non vi viene proprio un'illuminazione, è molto difficile da... Cioè, io ci abbiamo messo un po' anche ad arrivarci a tutto, ci ho pensato, ci ho messo un po', non è che l'ho fatto in un minuto, no? Vi viene in mente al volo un modo per generalizzarla per K? Non è banale. Allora, vi faccio vedere un'immagine. La nostra finestra di ricerca si allunga, passa da 2 a K più 1. Ok, immaginate che K è 2, lo allungo e diventa di 3, per esempio. Qual è il problema? Il problema è che dovrei fare le somme di tutto l'intervallo. Ogni volta, no? Dovrei fare la somma di tutto l'intervallo. Facendo la somma di tutto l'intervallo funziona. La cosa che mi rode è che devo, ad esempio, se io vado da qua a qua, ora c'è 0 in questa posizione qua. Ma se ci fosse un numero, la somma di 3 più quel numero la dovrei rifare qua e qua, in tutte e due, scusate, qua e qua, tutte e due le parti. C'è un modo, conoscete un modo per evitare? Prova a dirmi. Ti tiene un accumulatore. Sì, ti tiene un accumulatore, perfetto. Volendo, questo qua, sì, esatto. Volendo, questo qua, si può scrivere con, applicando un altro pattern, che è quello più o meno quello che stai dicendo tu, che è la prefix sum, cioè si sommano gli elementi della frequency table, del nostro array, incrementalmente. Cioè ogni posizione di questo dell'array che andiamo
l'array lavoriamo sullo stesso array, sullo stesso frequency. Noi andiamo a fare per ogni elemento di questo array risultante, andiamo a fare la somma dell'elemento con tutto quello che ho calcolato fino adesso. Quindi iniziamo da 0, gli sommiamo 3, poi 0 più 3, 0 più 3, 3 più 2, 5 più 1, 6 più 1, 7 più 1. Questa si chiama prefix sum. Conoscete la prefix sum? Penso che è una cosa abbastanza più... Vabbè, magari non è una roba da usare tutti i giorni, magari, no? Però come concetto è abbastanza semplice da capire, no? È molto semplice. Adesso, qual è la cosa interessante di questa prefix sum? Che ha delle proprietà. Quali sono le proprietà? Se io voglio fare il calcolo di una finestra, di quant'è la somma degli elementi di una finestra, di un range, è noto come si fa a calcolarlo. È la differenza tra i due estremi. Ok? L'unica cosa è che l'estremo sinistro lo dobbiamo prendere dall'esterno della finestra. Cioè, se io voglio sommare questi elementi, l'estremo sinistro è l'elemento prima di 3, quindi in questo caso qua di 0. Ok? Quindi vedete che nella prefix sum io faccio 5 meno 0 e ottengo effettivamente questa somma. Poi faccio 6 meno 3 ed ottengo tutto questo. E così via. Su qui non c'è un'altra immagine. 7 meno 3. 8 meno 5. Abbiamo ritrovato il pattern di prima, perché sto prendendo solo gli estremi. Ho ancora, posso usare ancora la zip map fold. Ok? Adesso ripeto, è una complessità in più, forse, però è un modo per far lavorare il nostro cervello a capire tutti questi pattern. La soluzione è uguale a prima, però per far prima, visto che sennò lui è grosso, mi mena, più grosso di me, quindi mi può menare, e la metto, è questa qua, generalize. È uguale a prima, soltanto che ho applicato un altro pattern, che è questo qui, e ho fatto la finestra è leggermente più grande di prima, però il codice non è cambiato molto, è molto simile a prima, quindi incrementalmente l'abbiamo raffinato. Adesso io non vi faccio vedere l'ultimissimo esercizio, che l'avrei voluto soltanto vedere come immagine, perché non c'è più tempo, oppure in un minuto posso soltanto dirvi il testo. Il testo è questo. Dobbiamo realizzare una coda usando due stack. Questo è il tipo di esercizi. Sono esercizi dove abbiamo a disposizione soltanto un set di cose per realizzare la nostra feature. Ci sono due tipi di idee dietro a questi esercizi. Uno, ovviamente, per farci ragionare, per farci capire come si fa una cosa in funzione solo di pochi altri blocchi o costrutti. L'altra è perché a volte siamo obbligati a farlo anche nel lavoro, perché se il nostro sistema è realizzato in funzione di pochi concetti, seguendo quello che si chiama l'integrità concettuale del sistema, cioè l'integrità concettuale dice che un sistema dovrebbe essere realizzato in funzione di pochi blocchetti, per esempio in Linux tutto è un file, dovrebbe, quindi tutto deve essere realizzato in funzione di file, su Lisp tutto è una lista, in linguaggio oggetti, veramente oggetti, tutto è un oggetto, quindi a volte io sono costretto, per essere coerente con il sistema, col linguaggio, sono costretto a realizzare le mie feature in funzione di altro. Okay, immaginate anche un DSL che scrivete per lavoro, dovete fare la feature in funzione di questo DSL. Questi esercizi sono fatti anche per quello, perché a volte dobbiamo allenare la nostra attitudine a questo tipo di cose. Allora, questa qua abbiamo due stack, quindi last in, first out. Ok, quindi l'ultimo che arriva meglio alloggia, in questo caso. Dobbiamo realizzare invece la coda, che è il primo che arriva meglio alloggia. Ok, allora vi faccio vedere al volo. C'è qualcuno che ha già visto? Questo è un altro esercizio tipico di interviste. Qualcuno l'ha visto, lo conosci? Chi lo conosce? Chi l'ha visto? Sa la soluzione? Solo tu. Vuoi dire la soluzione? Te lo ricordi? Se ti va, se no ti metto pressione. Sì? Sì, esatto. Allora, vi racconto un aneddoto. Quando l'ho proposto ad una delle coding gym questo esercizio, c'erano un paio di ragazzetti delle superiori che non riuscivano a saltarci fuori. Gli ho detto: qual è il tuo sito preferito? E immaginate sicuramente qual è la risposta. Tutti puritani qua dentro. Allora, chiedendogli questo, gli ho detto: che succede quando il video ti si blocca? Fa buffering. Prova a capire come funziona il buffering. E più o meno ci è arrivato. Effettivamente non è proprio uguale, però il concetto è simile. Abbiamo uno degli stack, abbiamo uno stack di input e uno stack di output. In uno degli stack pusho,
quando faccio il push io lo metto soltanto su una stack. Quando mi chiedono di fare un dequeue dalla coda, quindi di fare un pop o un dequeue, chiamatelo come volete, devo riversare, come ha detto lui, devo riversare il contenuto che ho letto dentro l'altro stack, come le torri di Hanoi, e quindi poi lo tiro fuori e ho ripristinato l'ordine che volevo. Ok? Questa è un po', questa era un po' l'idea. E vabbè, c'è il codice su Git, non è lungo, però è un pochino più lungo degli altri. Ok? Quindi, a stringere, allenatevi, se volete venite alle Coding Gym, ne facciamo anche una a Bologna il 9 gennaio. Già ieri Gipate con la lasagna in bocca mi ha detto vieni a fare, anche Paolo mi ha detto vieni a fare la cosa. Se invece venite a Modena, conoscere associazione Conoscere Linux, comunque c'è sempre questo link qua, italiancpp.org/gym, che vi punta all'ultima Coding Gym che facciamo a Modena, in questo caso 20 dicembre. Ok? Ok ragazzi, grazie.